adesso che son solo penso a quello che ti avrei voluto dire. È tutto un po' diverso, tutto strano, tutto se non sei con me. E ho paura di ferirti con parole vuote e inutili. E sento nuvole cadere come nebbia fitta fra noi due. Le ore che racchiudono mille paure, pensieri che si sposano in confusione. La voglia di incontrarsi, di dimenticare quello che oramai non c'è. Domenica ti porto al mare, domenica non lascio stare, domenica mi mancano con te le passeggiate al sole. E non ho più la voglia neanche di gridare, litigare con te. Vedo tutto grigio, mondo... Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. E con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Domenica lo sai amore, domenica mi mancano con te le tue dolci espressioni, gli abbracci caldi, quel sapore che... Cioè, è più difficile di quanto pensassi. Buonasera a tutti, scusate l'emozione, ma dopo aver visto il video sfido chiunque a stare al mio posto. Sto tremando. Vabbè, che dire, dopo le immagini che abbiamo visto insieme, che ci fanno rivivere un po' il personaggio più amato dei nostri ultimi tempi, no? Il nostro Papa Wojtyla. E insomma le sue doti umanitarie e religiose, e mettono in risalto il lavoro vostro, no? Il vostro duro lavoro, che insomma... Non solo nostro, anche loro. Vabbè, no? Loro che vi seguono, voi avete lo spirito combattivo, no? Per metterli, per riunirli. E sto tremando, mi calmo. Stai calma. Insomma... Dammi coraggio anche a me. No, è emozionante, è più facile fare il grande fratello che poi insomma dare valore al loro lavoro. Io non ho esitato neanche un secondo a essere qui stasera quando il presidente mi ha invitato in via amichevole, perché credo fortemente nel lavoro che loro fanno ed è bello vedere come i ragazzi della comunità di San Marcellino possono vivere con armonia, fratellanza e rispetto questo messaggio. Aiuta! Oddio, adesso ti faccio qualche domanda? Dai, okay. Sciogliamo il ghiaccio. Cosa ti ha spinto a partecipare al Grande Fratello? Stai tremando pure tu. E beh, dopo aver partecipato a Grande Fratello, la tua vita è cambiata? Allora, dopo aver partecipato a Grande Fratello, la mia vita è cambiata tanto. Ma non solo materialmente, per quello che ti succede dopo, la gente ti conosce, ti cambia la vita, viaggi, trasmissioni. Insomma, è il bello, è il sogno, è inutile dire di no, è un sogno. È cambiata perché comunque anche psicologicamente, no? Vivere con tutte persone completamente diverse da te, confrontarti con loro, capire che forse non è tutto quello che tu pensi che è la tua vita, non è solo quello, ma c'è tanto altro. È bella, è un'esperienza che io consiglio sempre di fare. Poi magari non ti prendono, però se ti prendono sei fortunata ed è bello, io lo consiglio sempre.
E sicuramente ci sono stati alcuni momenti di crisi in casa. Nella casa? Sì. Un po' sì. Sì. E qualcuno più vicino ti è stato? È pesante, è insicuro. Insomma, la storia con Andrea era verissima, bellissima, non rimpiango niente, però lui era troppo. Antonio! Io voglio uno forte, napoletano, che mi prende per mano e mi dice più forte di me, io ero toscano, cioè io quasi lo comandavo, Andrea vai qua, Andrea, cioè no. E con gli inquilini della casa ti senti ancora tutt'oggi? Ho fatto 2 anni di assenza inaspettativa, dopodiché grazie alla signorina dell'Alitalia che è stata licenziata, cioè potevo essere licenziata anch'io, ma non ho fatto le sue scelte, sono rientrata. Vuoi fare qualche domanda a Francesca? C'è pure qualcuno del pubblico? No, ma domande semplici semplici. Dai, vediamo un poco. Katia. Ciao Katia. Dopo ne stava venendo un infarto, perché poi a vederlo in televisione dice vabbè che sarà mai, ha visto i nipoti. No, quando non li vedi da 3 mesi e non senti una voce esterna, anche vedere i tuoi nipotini ti fa scoppiare l'ennesima potenza. C'è qualcun altro? Sull'M1 domani, eccolo qua. Napoli Mondragone. Parto 14:40. Io sono Michele. Ciao Michele. E ti vorrei chiedere se rivivresti la stessa esperienza. Sempre, altre 1000 volte. Ma l'azienda non me lo fa fare più. Una volta mi ha detto basta. Allora se qualcuno di loro vuole entrare, allora tu li raccomandi. A 18 no? anni, quando loro vengono a fare gli open qua, perché tanto ormai io li conosco, quindi questo lo posso fare, io li accompagno uno per uno. E possiamo stare la prossima partita di picciole con i ragazzi della comunità, insomma, devo partecipare. Va ammazzo. E sicuramente sarà un piacere. Il piacere è mio. Nostro. Insomma, riprendiamo, quanti più ne siamo, più belli pariamo. Sì, più bello, sempre più bello pariamo. Poi il lavoro è duro per voi, io vi posso dare una mano ogni tanto, ma poi c'ho le mie cose. Necessario che tu vieni da noi, no? Volentieri, verrò volentieri e sono onorata di essere qui questa sera. Va bene Francesca, grazie per essere stata qui stasera. Grazie a voi. 21 anni, finalmente. Grazie. Grazie. Grazie.